Ciao ragazzi e bentornati con il quinto capitolo di Rule of Rose. Bene, come al solito ci risvegliamo dopo una situazione spiacevole. Ah, c'è subito il bambino malefico che ci aspetta. Suppongo. Buongiorno Jennifer, ti ricordi qualcosa di nuovo? Vedo che hai ricordato qualcosa. Ha letto nel pensiero, ma non è ancora abbastanza, sei proprio una ragazza stupida. Ok, piano con le offese. Presto, presto, Jennifer, leggi la storia. Ah già, è vero, sì, come stavo dicendo prima, intanto lui ride. Dobbiamo leggere come al solito un nuovo pezzo di storia che ci dà, perché sta scrivendo ogni volta un'interpretazione diversa da una fiaba famosa. Penso che sia uguale quale scegliamo. Jennifer ha trovato la sirena. Ah, quindi questa volta tocca alla sirenetta. La principessa sirena. Tanto, tanto tempo fa, la principessa sirena si innamorò di un principe umano. Ma per molti anni il suo amore non fu corrisposto. Dopo qualche tempo divenne vecchia e decrepita e rimase tutta sola fino al giorno della sua morte. La povera, povera principessa dal paese delle sirene. Chi avrebbe voluto diventare una brutta vecchia come lei? E poi ci lascia sul più bello, sì, ma Dio che sensazione di calore che mi lasciano queste trame, queste storie. Bene, agosto 1930, la principessa Sirena. Sì, iniziamo un nuovo capitolo ufficialmente. Con quattro piccole sirene impiccate. Ah, riprendiamo nella stanza. Quando la ragazza sfortunata chiuse il libro di fiabe, nella stanza c'era la principessa ostinata. Stizzita, la principessa disse: che situazione spiacevole, il pesce è sparito e il signor Hoffman sarà furioso. Dovresti cercare quella tua cosa preziosa. Ormai che si allegra quella ragazza, eh. Bene. C'è un acquario intanto. Vediamo cosa c'è. Ah, qua c'è il salvataggio, però non salviamo. Jennifer ha trovato Frollino. Attenzione, si mangia il Frollino questa volta. Qua non c'è niente da cliccare. No. Ok, possiamo uscire. Intanto devo un po' raccapezzarmi e vedere dove sono. Di qua è chiuso. Ah, sono nella parte dove c'è il club. Ah, c'è la bambina. Che cavolo piange? Impossibile, non ma esiste una cosa simile? Effettivamente. Dono di questo mese una sirena nubile. Nubile. Per forza. Perché si è sposata. È disperata perché ne aveva trovata una sposata. Dunque, vediamo. Se mi ricordo bene, se vado dritto ci sono le scale. Vabbè, qua non so cosa devo fare, quindi proviamo a seguire la bambina. No, dall'altra parte. La bambina piccolina, malefica. Ho perso il conto di quante volte sono passato di qua. La principessa fredda come il ghiaccio e la principessa dall'aria saggia, non ho letto, la ragazza sfortunata le ascoltava in silenzio. Che dicono? Diana era piuttosto arrabbiata, non avremmo esagerato. Dovevamo farlo, inoltre cose come le sirene non esistono.
Non sei d'accordo, Meg? Ma hai ragione, era l'unica cosa che potevamo fare. Sì, ma si stanno a chiedere se una sirena esiste. Non è la sola cosa strana che si è visto, eh. Allora la principessa dell'aria saggia disse: E tu cosa ne pensi, Jennifer? Ci credi alle sirene? La principessa fredda come il ghiaccio aggiunse: Sono creature così belle pure. Anche tu stai cercando una sirena, giusto? Ti conviene sbrigarti. Diana potrebbe trovarla prima di te. Ma non sia mai che ci facciamo battere da Diana. Ah, c'è qualcosa che sbrilluccica sul tavolo che naturalmente non lo riesco a prendere. Ah, ecco. Jennifer ha trovato squama. Che schifo, cioè. Dove ce l'aveva la squama? Attaccata alle chiappe? Sì, tutta scintillante. Niente, una squama, suppongo la dobbiamo fare odorare a Brown. Povero Brown, che lavoro. Che lavoro ingrato. Sì, intanto mi equipaggio anche il mio fidato tubo. Non sia mai che incontriamo qualche sgorbio che vuole farci la pelle. Tanto che andiamo, ragazzi, colgo l'occasione di ringraziarvi perché vedo che state apprezzando il gameplay. Sì, non volevo cliccare qua. No, comunque dicevo, vi ringrazio perché state seguendo il gameplay, è piuttosto apprezzato e sono contento nel mio piccolo. Anche se non faccio mille visualizzazioni, sono comunque contento. Ah, questa è la stanza dove abbiamo affrontato il primo boss. È stato 2 capitoli fa, se mi ricordo bene. Ormai è da un pezzo che non affrontiamo appunto un boss. Ci sarà un boss in questa parte? No, perché qualcosa ho letto della guida che ho trovato in giro per la rete, però non mi ricordo se accennava ad un boss. Però mi sa che qua c'è la sirena e mi sa che sarà proprio un boss. Adesso vediamo. Vediamo dove ci porta il nostro Brown. Ah, intanto ci sono due figure là in fondo. Aia. Mi sa che qua c'è il vecchio pedofilo come di consueto. Sono tutte bambine. Ma intanto qua il mondo si distorce un pochino. In effetti è un po' strano questa sezione. Gioco in fondo al mare. Ci manca solo Sebastian che si mette a cantare. Si sente anche il rumore dell'acqua, come se fossimo sott'acqua. Ovviamente è tutta un'illusione creata da non si sa chi, che in effetti non ho ancora capito se si sta immaginando tutto Jennifer, rivivendo un po' il suo passato, o comunque c'è qualcosa di vero. Ma intanto abbiamo trovato una testa di pesce. Che bontà. La testa di un pesce è stata tagliata dal resto del corpo. Se no non sarebbe stata una testa, eh. Ah, c'è anche una mannaia. Ah. Sì, mettiamo, insomma, la
testa di pesce per farla cercare da Brown. Nel frattempo, ragazzi, ho tagliato l'inventario perché l'ho messo un po' in ordine. Almeno penso che in fase di montaggio taglierò. Sono delle micro, dei micro tagli che non intaccano il gameplay. Adesso che abbiamo la nostra fedele mannaia in mano, mi sento molto più sicuro. Se solo Jennifer imparasse a muoversi un po' meglio, magari non sembreremo dei bradipi paraplegici. Intanto ho trovato un lecca-lecca. Ah, c'è qualcos'altro? Un altro lecca-lecca. Aiaia, troppa roba con cui curarsi, non mi piace. Ah, guarda chi c'è. La principessa sclerata. Il pesce deve essere da questa parte, me lo sento. Ma intanto ci sono dei pesci, delle lische di pesce che nuotano, non so se l'avete visto, sullo sfondo. Ah, dobbiamo seguire la pazza? Ok, c'è qualcosa che sbrilluccica, che cavolo è? Gambe di bambola. La parte superiore della bambola è andata persa. Bene. Come al solito facciamolo odorare da Brown. Sì, insomma, dobbiamo continuare dritto. Mi sono perso neanche una volta in questa parte. Oh, che cacchio sono? Un tipo dei... i soliti sgorbi, però alcuni hanno la testa di pesce. No, no. Aiuto. Dai, bastardi. Non riesco a passare, non riesco a passare, non... mi stanno massacrando. Ma guarda te, mi hanno massacrato. Guarda, tra poco mi ammazzavano. Guardate, sprecare un lecca-lecca che mi poteva servire, due lecca-lecca che mi potevano servire contro il boss, contro questa pirla. Dove cavolo è Brown? Cacchio fa quel vecchio? Jennifer si è presa paura. Però credo che c'è scritto stanza della sirena. Infatti, sala della sirena. Dov'è il vecchio sparito? Aia, mi sa che c'è il boss veramente. Che cavolo è? Schifo. È una sirena. Una sirena attaccata a un filo. Oddio, non conosco neanche il suo pattern di attacchi. Mi vomita addosso dello schifo. Madonna, me lo son preso tutto il danno. Yeah.
Sì, insomma, viene giù stile bungee jumping e io lo devo colpire. La devo colpire. Fa un po' ridere però con questi urletti che fa. Non ho capito se sputa per forza o la possiamo in qualche modo stunnare. Vabbè, sì, non pretendo troppo dalle meccaniche di sto gioco, però mi ha anche fatto malissimo. Minchia, speriamo che non duri 7000 ore. Guarda, guarda che bastarda, mi ha anche ridotto male. Mi ha colpito due volte. Che qua mi tocca fare piano piano perché altrimenti è impossibile. Vedo che Brown non mi può neanche aiutare. Mi è rimasta sì, la caramella e altri tre dolcetti. Sì, tre pasticcini che devo usare subito perché... Ecco, adesso non ho più niente, a meno che non possa mangiare la testa di pesce, però non credo. Non è che va tanto bene, eh. Colpo alla volta, dai. Mamma mia, non finisce più. Non so quante volte l'ho già colpita, ma non muore mai. Mi stavo chiedendo se per caso non sto sbagliando qualcosa, c'era una modalità per farla fuori prima. Ho anche provato ad andare a esaminare il letto, ma... Avevo pensato, non è che la devo sganciare dalla corda, ma mi sa che non devo fare così. Niente, devo colpirla perché non crepa. E lei poco a poco mi colpisce, mi toglie quel tanto e piano piano mi sta ammazzando, bastarda. Ho paura ad avvicinarmi troppo che se mi becca di nuovo con quel liquido mi ammazza. Magari facesse sempre così che torna su dopo due colpi. Dai, a sto punto non mancherà tanto. Cavolo, sono 10 minuti che ci sono dietro.
ci mancava solo che non la colpivo. Guarda, sembriamo tutte e due delle impedite proprio atroci, eh. Che palle, mamma mia, non muore mai. Oia. Sei incantato? Regno per un fucile a pompa. Quasi quasi preferisco lottare contro il Nemesis, almeno riesco a sparargli. Dai, quanto manca. Oh, finalmente. Sì, sì, urla, urla. Ma va a cagare, tutto sto casino poi alla fine era un'illusione. What in blazes? Just who did this? Who made this mess? Was it you? Go on, tell me. Answer me, Diana. No new mummy or daddy would ever want you if you don't like that. I won't be angry. Just answer me. It was you, wasn't it? You were in charge after all. Yuck! How disgusting! Ugh. Oh, now I see. It was you! It was your fault that I got into trouble. Give it here. Oh my, I see a stain. I've got to clean it up, or Mr. Hoffman will be angry with me. Ma deve sempre svenire. Vabbè che gli spalmano sempre in faccia delle robe strane. Tra topi e acqua di quello schifo di acquario. Niente, comunque ci siamo risvegliati nella stanza dove abbiamo iniziato. Mi dispiace se lo scontro col boss è stato noioso, però ragazzi è così, non è che ci potevo fare molto. Ok, vediamo cosa c'è. Ah, lo dobbiamo riprendere. Bambola sirena, dalla pancia spunta un pezzo di carta. Schifo, cioè saprà mezzo di pesce. Io sono tua anche nella morte. Ah, sarà il finale della favola. Sì, perché dobbiamo sempre trovare l'ultimo pezzo. La principessa sirena, da capo? Tanto tanto tempo fa, la principessa sirena si innamorò di un principe umano. Ma per molti anni il suo amore non fu corrisposto. Dopo qualche tempo divenne vecchia e decrepita.
e rimase tutta sola fino al giorno della sua morte. La povera, povera principessa del paese delle sirene. Chi avrebbe voluto diventare una brutta vecchia come lei? Sarò sempre tua, anche nella morte. Ah, beh, adesso con questo finale è tutto un altro ritmo la storia. Adesso siamo allegri. La ragazza sfortunata ricordò la promessa che aveva fatto il suo caro amico e la scrisse sulla lavagna. Così da non dimenticarla mai più. Che ha scritto? Io sono tua. Bene ragazzi, direi che abbiamo concluso in scioltezza anche il quinto capitolo. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento col sesto capitolo di Rule of Rose. Ciao a tutti ragazzi!